Buongiorno a tutti, bentornati in questo nuovo video. Vi farò la recensione di un romanzo fantasy che è Garmir l'Eclissomante. Allora, questo romanzo di Thomas Mazzantini è stato il suo primo romanzo che ha scritto a 18 anni, mi sembra. No, scusatemi, scritto a 17. È il suo primo romanzo, prezzo 18 euro, numero di pagine 328. Allora, questo è un libro fantasy in cui parla di questo Garmir l'Eclissomante, che è l'Eclissomanti sono una specie di maghi, stregoni, possiamo chiamarli, che in pratica, secondo un'antica profezia, i tre soli che danno vita a questa terra tramonteranno a est per non sorgere mai più. Perciò lui deve un po' fermare tutto questo, passando mille avventure tra i regni, tra creature magiche, battaglie, scontri, duelli, e come un tutto ciò che un buon libro fantasy può dare. È un libro scritto da questo autore quando aveva 17 anni, un autore dell'Isola d'Elba, quando aveva 17 anni, e mi è piaciuto particolarmente come libro fantasy. Potrei paragonarlo ad altri libri. Devo dire che l'ho trovato particolarmente bello, ben scritto, non affatica la lettura, non è troppo complesso. È dedicato al nonno, a suo nonno. Anche questa carina, questa cartina del regno disegnata a mano, veramente, veramente carino. Niente, un libro carino, non troppo lungo, 328 pagine, non troppo lungo, bellino per chi voglia leggere un fantasy, a cui piacciono, carino, niente di che. Questo lo consiglio a tutti gli amanti appunto del fantasy, a tutti gli amanti dei romanzi young adult, e niente, lo consiglio a tutti. La recensione termina qui perché io non voglio fare spoiler, non mi piace fare spoiler o cose del genere, perciò la recensione termina qui. Io vi saluto, iscrivetevi se volete, e al prossimo video. Arrivederci.